Ci sono anche pagine in lingua araba sul sito dedicato a San Francesco d'Assisi, un segnale preciso di una comunità virtuale che vuole essere innanzitutto aperta al dialogo e al confronto interreligioso. Oggi, come ieri, le strade di Francesco sono intrecci di mondi e culture. Da questi luoghi carichi di segni, il dialogo continua. Io penso a quando Francesco ha iniziato la sua esperienza, è partito dalle piazze e quindi ha creato un grande passaggio dalla chiesa alla piazza. Oggi potremmo dire che si sta verificando un ulteriore passaggio innovativo per la chiesa, chiamata ad entrare in una nuova piazza che è quella dei new media, di internet, web TV, i blog, le chat, eccetera. Le strade digitali, sviscerate anche nel recente congresso della Conferenza Episcopale Italiana, le percorre anche l'organo ufficiale della comunità conventuale di Assisi, San Francesco Patrono d'Italia. La rivista, nata nel 1920, dal 2008 è sito, chat, blog, web TV, 20.000 contatti al giorno, punte di 60.000, come quando da qui si è collegato in diretta a Lucio Dalla. Sui blog temi caldi e caldissimi, come gli abusi sui minori che tanto hanno scioccato. Abbiamo moltissime persone che ci cercano sia sulla web chat e anche tramite delle lettere, tramite posta elettronica, moltissimi ragazzi che ci chiedono dei consigli oppure ci scrivono delle cose su quello che sta accadendo nel mondo, e non è soltanto quello che si vede in TV, ma c'è anche tant'altro. Su internet i giovani sono molto attenti a quello che succede nel mondo, anche quello che non si vede nel mondo. Ci sono molti ragazzi, molti giovani, che ci scrivono in quanto la nostra rivista va in tutte le scuole, e poi oltre a questo ci sono dei carcerati che ci scrivono, in quanto la nostra rivista entra anche nelle carceri per dare sollievo a quelli che sono le difficoltà magari di persone che hanno passato dei momenti difficili nella loro vita. Lontanissimo dai tanti siti devozionali dedicati al più amato dei santi italiani, il luogo virtuale di Francesco non può che ricordarci che ci si può parlare anche in tempi difficili. E proprio questo incontro ci ha portato a tradurre alcune pagine in lingua araba, e queste pagine sono tradotte anche sul sito. In occasione proprio di questo primo grande avvenimento, fu per noi un momento storico, il presidente Napolitano ci convocò al Quirinale per dirci: guardate, è veramente una bella idea di dialogo e di pace. E da Assisi tanti eventi in un rapporto privilegiato con la RAI, dalla Marcia della Pace in diretta il 16 maggio alla serata di Solidarietà in nome del cuore il 4 giugno. Riflettori puntati sull'ambiente il 16 settembre con Fratello Sole e Madre Terra, e infine il concerto di Natale.